Follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale di TV Serie 80. Oggi sono qua per farvi una recensione senza spoiler di un film d'animazione giapponese uscito sulla piattaforma di Netflix, doppiato in italiano il 22 di luglio, e sto parlando di Worst Bubble Up Like Soda Pop, un film di un'ora e mezza in cui si tratta di una storia d'amore molto molto particolare. Ma prima di andare a vedere di cosa tratta, vi voglio raccomandare di cliccare sul pulsante iscriviti, ed è fondamentale anche cliccare sulla campanellina, sì, perché così vi arriveranno tutte le notifiche quando faccio i video. Allora, andiamo a vedere un po' innanzitutto questa storia di due ragazzi. Iniziamo subito a parlare di Yuki, questa ragazza che fin da piccolina ha un problema con se stessa, cioè ha i denti a forma di castoro, proprio un po' molto particolare, e quindi si vergogna di essere vista con questa, con questi denti, e si vergogna, e quindi lei indossa questa mascherina. Chi di noi in passato, sicuramente quando eravamo piccoli, abbiamo dei difetti fisici, non solo di denti, e non vogliamo mostrare agli altri, e quindi abbiamo questa sorta di timidezza e ci facciamo tipo uno scudo che non vogliamo che gli altri lo sappiano o che gli altri non lo vedano. E questo è il caso proprio di questa ragazzina Yuki. Infatti la vedremo sempre, sempre con questa, ripeto, mascherina, di modo che gli altri non la vedono e non la prendono in giro, eh. Lei però è molto famosa, è molto famosa in un social network. Infatti lei ha creato questo Smile For Me e ha tantissimi follower, quindi è conosciuta. E un bel giorno cosa succede? Succede che lei, succede uno scontro, un incontro-scontro con quest'altro ragazzo di nome Cherry, e gli cadono i cellulari di entrambi, ma quando tornano a casa si ritrovano uno il cellulare dell'altro. Non è il loro, non è il loro. E qua succede il patatracchi, il finimondo: dove è andato, dove è finito, chi ce l'ha, chi non ce l'ha il mio cellulare. E quindi devono trovarlo. E il cellulare di Yuki lo trovano poi nel centro commerciale dove è accaduto tutto ciò. E vi devo dire che Yuki porta proprio l'apparecchio, Lei, si vede che lei va dal dentista per curarsi, per vedere di migliorare questa situazione con i denti da castoro. Cherry, quest'altro ragazzo, in cui è innanzitutto è timido, ma lo vediamo sempre indossare le cuffie oppure al collo, e è un appassionato dell'haiku. Cos'è l'haiku? L'haiku è una forma poetica dove uno scrive delle frasi particolari, immaginari o anche di fatti, di cose, è qualcosa di particolare. Insomma, se ne volete sapere di più, andate sul web e cercate questa parola. È una cosa molto molto famosa in Giappone. Infatti lei, come vi dicevo prima, Yuki ha già questo social che spopola, fa le dirette live e tantissimi tantissimi milioni di follower. Invece lui, Cherry, c'ha un altro social dove lui posta queste frasi poetiche dell'haiku. E poi loro due, poi chissà se nascerà
una storia d'amore, perché sono tutte e due imbarazzati, lui da una parte perché è timido, lei perché c'ha questa mascherina e non vuole farsi vedere, far vedere proprio i denti da castoro alle altre persone. Insomma, sono tutte e due imbarazzati, perché infatti anche quando poi c'è questo ritrovamento dei cellulari di entrambi, che poi se li scambiano, e dopo, dopo succede proprio delle, ne succedono delle belle. Innanzitutto poi questo anime, questo film d'animazione è fatto veramente, ma veramente bene, c'ha una grafica disegnata pazzesca, e la storia a me mi è piaciuta veramente tantissimo. Poi abbiamo anche un altro protagonista di nome Fujiyama, il signor Fujiyama, che è già un vecchietto di una certa età, che lo vediamo sempre portare con sé una custodia di un vinile, precisamente di un picture disc, che ha un valore inestimabile, che per lui è molto molto importante, perché c'è una storia molto molto bella che non voglio parlare, non voglio dire, non voglio spoilerare. Lui è un po' sordo, e quindi vedremo se Sherry e Yuki riusciranno ad aiutare il signor Fujiyama a trovare questo picture disc, che non è il solito vinile, è una sorta sempre di 33 giri, chiamiamolo un po' come volete, disegnato sia nella parte frontale che posteriore, quindi frontale e sul retro. Questo si chiamano picture disc, e quindi poi ne succederanno delle belle, un grande finale emozionante, che non voglio dire niente. Io vi consiglio questo film, anzi non ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, dovete assolutamente vederlo. Un po' questo incontro-scontro tramite questo incidente che avviene nel centro commerciale tra Yuki e Cherry, è un po' come Kiss Me Lisa, insomma, che poi nascerà questa storia d'amore tra loro due? In che modo nascerà? Lo saprete solamente guardando fino alla fine il film. Io vi dico che al termine, nelle ultime scene, negli ultimi minuti, io mi sono messo a piangere, mi sono commosso. È qualcosa che mi ha preso il cuore. È veramente bello, bello, bello. E poi completamente in italiano parlato, tradotto, perché sì, magari qualcuno di voi l'ha già visto sottotitolato in italiano, che era già disponibile nel web, ma grazie alla piattaforma di Netflix è stato tradotto. E quindi veramente bello, voto 8. Io gli do un bel 8 per questa storia d'amore particolare, e non solo. Come è stato realizzato, i disegni, la storia, è veramente, veramente bella, 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 commovente, ricca di emozioni, amore, sentimenti, colpi di scena, veramente, veramente, ve lo ripeto, sarà anche monotono, straconsigliata la visione. Ok follower, per questo è tutto, mi raccomando, scrivetemi nei commenti se l'avete visto anche voi, che cosa ne pensate di questo film, e spolliciate. Ci vediamo alla prossima, ciao!